Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato all'unanimità la proposta di risoluzione originata dalla terza commissione consiliare dal titolo Procreazione medicalmente assistita e test prenatali non invasivi, situazione e prospettive per il futuro. Ce ne parla in questo servizio Marco Paganini. L'esecutivo di Palazzo Donini valuti, tenendo in considerazione le statistiche mediche, di elevare il limite di età attualmente previsto per le tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo, garantite dal servizio sanitario, uniformemente a quanto già fatto da altre regioni. A chiederlo è l'Assemblea Legislativa dell'Umbria, che ha approvato all'unanimità una proposta di risoluzione della terza commissione, incentrata su procreazione medicalmente assistita e test prenatali non invasivi. L'atto di indirizzo, scaturito da una mozione dei consiglieri PD Simona Meloni e Tommaso Bori e illustrato in aula dalla Presidente della Terza Commissione, Eleonora Pace, impegna inoltre la Giunta a prevedere l'utilizzo dei test diagnostici prenatali non invasivi con il sistema della compartecipazione alla spesa, ma anche ad implementare e potenziare i servizi e le strutture del centro di procreazione medicalmente assistita dell'azienda ospedaliera di Perugia, presso l'ospedale di Pantalla. Infine, l'atto punta a istituire un tavolo tecnico di lavoro a cui parteciperanno la Giunta regionale, il centro di procreazione medicalmente assistita e l'Università di Perugia. La prima commissione consiliare dell'Assemblea legislativa, presieduta da Daniele Nicchi, ha approvato con l'astensione dei consiglieri di minoranza la risoluzione sulla sessione regionale europea 2021. Ce ne parla in questo servizio David Mariotti Bianchi. La prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Daniele Nicchi, ha approvato con l'astensione dei commissari di minoranza la risoluzione sulla sessione regionale europea 2021. Il provvedimento nasce da tre atti: la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione Europea, il rapporto sugli affari europei e il programma di lavoro annuale 2021 della Commissione Europea. La risoluzione, una volta approvata dall'Aula di Palazzo Cesaroni, impegnerà l'Assemblea legislativa alla valorizzazione della partecipazione della società civile, dei cittadini e delle imprese del territorio alle politiche dell'UE. Inoltre, la Presidente della Giunta regionale dovrà riferire tempestivamente sul processo di attuazione a livello nazionale del PNRR, in particolare sulle eventuali decisioni e scelte strategiche che comportino ricadute sui territori. Per questo si chiede di presidiare tutti i tavoli strategici previsti nell'ambito della governance del PNRR. Altra richiesta è quella di rafforzare le relazioni con gli enti locali nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione Europea, con l'obiettivo di una corretta applicazione della sussidiarietà attiva. L'atto impegna la prima commissione ad esaminare le iniziative adottate dalla Commissione europea per la realizzazione del proprio programma di lavoro per l'anno 2021 e a seguire anche per il 2022 gli stessi temi in base al programma di lavoro della Commissione europea. Infine si impegna la Giunta regionale a fornire alla prima commissione il supporto documentale e informativo necessario per l'esame delle iniziative del programma di lavoro della commissione. Infine si impegna la Giunta regionale a fornire alla prima commissione il supporto documentale e informativo necessario per l'esame delle iniziative del programma di lavoro della Commissione europea, in un'ottica di condivisione e di leale collaborazione per la definizione di una posizione unitaria. Si è svolta a Palazzo Cesaroni la presentazione delle attività del coordinamento delle commissioni e degli osservatori regionali per la promozione della legalità. Una audizione della commissione d'inchiesta, analisi e studi sulla criminalità organizzata e infiltrazioni mafiose, presieduta dal consigliere regionale Eugenio Rondini. I particolari nel nostro servizio.
Commissioni antimafia e osservatori regionali per la legalità si sono riuniti nella sede dell'Assemblea legislativa dell'Umbria per unire gli sforzi tendenti a dotare le regioni di una legge per valorizzare e riutilizzare beni e aziende sequestrati e confiscati secondo le esigenze del territorio e con modalità definite. Altro punto forte è il progetto denominato Liberi di Scegliere, per cercare di recuperare i soggetti minorenni provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata o che siano vittime della violenza mafiosa, aperto anche ai familiari che si dissociano dalle logiche criminali. È una giornata sicuramente importante, è un motivo di soddisfazione e orgoglio ospitare il coordinamento, appunto, come dicevi, direttore a livello nazionale. Per noi è motivo di confronto perché siamo pronti per redigere una legge, una proposta di legge che arriverà in commissione. Sicuramente oggi sarà una situazione dove ci confronteremo in particolar modo su due temi. E uno è il progetto di Liberi di Scegliere e l'altro è la possibilità del recupero degli immobili confiscati alla malavita, e purtroppo in Umbria ci sono, e quindi anche nella proposta di legge vedremo di inserire certe proposte di legge che oggi ci sottoporrà il coordinamento. Obiettivo principale dunque è quello di dotare tutte le regioni di una legge efficace nel contrasto alla criminalità organizzata, nel riutilizzo dei beni confiscati, ma anche dotare tutte le regioni di un osservatorio per la promozione della legalità, dato che non tutte lo hanno. Quello umbro è invece attivo da anni e si prodiga nel raccordo con la massima istituzione regionale per coordinare gli sforzi. Ce ne parla il presidente Walter Cardinali. L'osservatorio, come dice la parola stessa, è un organismo che in stretta collaborazione, diciamo, si può definire la parte, il braccio tecnico della Commissione regionale antimafia, si occupa appunto di organizzare incontri, di organizzare formazione su tutto il territorio regionale, avendo individuato preventivamente, chiaramente, dei filoni di cui occuparsi. Ripeto, è un lavoro che si sviluppa nell'arco di un anno, partendo da un anno, dall'anno scorso, per cui oggi stiamo facendo il primo bilancio di questo primo anno, avendo individuato dei filoni di cui occuparsi. Nello specifico, in quest'anno stiamo parlando di ricostruzione, perché il grande problema del rischio delle infiltrazioni e delle cose che non vanno bene è laddove ci sono molti soldi che girano, e da Norcia in questo momento girano molti soldi. La memoria, perché noi partiamo dalla memoria delle vittime innocenti di mafia per svolgere qualunque attività, e in questo caso specifico ci occupiamo di una vittima che noi reputiamo essere vittima innocente di mafia, tant'è che dal 21 marzo l'abbiamo inserita sull'elenco delle nostre 1000 passa vittime di mafia, che è Barbara Corvi, una nostra corregionale di Amelia, che da oramai 12 anni non abbiamo più notizie. Questi sono due filoni, oltre al terzo filone che noi reputiamo di importanza strategica, che si chiama Liberi di Scegliere e che è un progetto nazionale che è rivolto alle persone, alle donne che con i figli minori decidono di uscire da circuiti mafiosi. Significa che insieme alla regione, insieme alle regioni in tutta Italia, c'è un progetto che prevede che queste donne possano essere accolte nei nostri territori, prevedendo una serie di iniziative nei loro confronti. Significa accoglienza, significa formazione, significa possibilità di essere reinserite nella vita reale, nella vita possibile. Voi capite che questo è un momento strategico per poter prendere di mira e scardinare i poteri mafiosi. Ultimo, ma non ultimo, anzi, io direi dai primi posti dal nostro punto di vista, tra gli obiettivi strategici è il riutilizzo dei beni confiscati. In Umbria abbiamo decine e decine di beni confiscati che attendono soltanto di essere riutilizzati dalla società civile.
nello specifico ne abbiamo uno che è in fase di arrivo, diciamo così, a Pietralunga, un'azienda confiscata alla famiglia De Stefano dell''Ndrangheta di oltre 100 ettari, che finalmente dopo 10 anni di lavoro costante da parte nostra e da parte di tutte le associazioni che si sono prese cura di questo bene, stiamo arrivando al riutilizzo di quel bene. Sarà il primo dato incisivo e un bel esempio di come riutilizzare i beni dei mafiosi. Il raccordo nazionale dei vari organismi regionali che contrastano la diffusione della criminalità organizzata ha la sua sede nella conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni ed è affidato al presidente del Consiglio della Regione Basilicata, Carmine Cicala, il quale ha evidenziato come alcune regioni siano ancora del tutto sprovviste di una legislazione ad hoc ed ha poi illustrato il progetto Liberi di Scegliere, nato in Calabria e, di fatto, consistente in un protocollo d'intesa fra Direzione Distrettuale Antimafia, Tribunale dei Minori, Procura della Repubblica, MIUR, Dipartimento Pari Opportunità, Conferenza Episcopale, Regione e associazioni attivamente coinvolte. Per l'Umbria sarebbe Libera. Dopo la Calabria, questo protocollo è stato approvato da Sicilia, Puglia e Lombardia. Ho questo onore, questo onere, onore e un piacere per me poter rappresentare quest'oggi qui in Umbria il coordinamento nazionale delle commissioni e degli osservatori regionali per il contrasto alla criminalità organizzata e la promozione della legalità. Oggi siamo qui appunto per rappresentare un po' tutto il lavoro che abbiamo fatto, a presentare delle importanti norme in modo da poterle concertare e far sì che insomma si possa armonizzare anche a livello nazionale temi così determinanti come ad esempio i beni confiscati, come anche un progetto Liberi di Scegliere, insomma tutte proposte ben recepite dal vostro consiglio e che quindi il nostro compito oggi è quello di dare un supporto e un sostegno affinché vengano approvate e accolte anche dalla vostra assise regionale. La vice coordinatrice nazionale presidente della Commissione Antimafia della Regione Lombardia, Monica Forte, ha parlato anche della proposta di legge che si trova attualmente in Parlamento e che ha come oggetto la modifica del codice dei contratti pubblici. Istituisce un elenco delle imprese che denunciano episodi estorsivi e che potranno avvalersi di un sistema di premialità da applicare nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in ragione del maggior grado di affidabilità dell'impresa denunciante, cui dovranno fare riferimento le stazioni appaltanti per l'esecuzione di lavori o forniture di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, al fine di tutelare le imprese incluse in questo elenco anche prima dell'esercizio dell'azione penale per scongiurare il pericolo di fallimento e fuoriuscita dal mercato. Il gruppo consiliare del Partito Democratico in Consiglio regionale ha individuato il nuovo capogruppo nella persona di Simona Meloni per succedere a Tommaso Bori, che ha assunto il ruolo di segretario regionale del PD. È stato inoltre chiesto al consigliere Michele Bettarelli di andare a ricoprire il ruolo di vicepresidente dell'Assemblea legislativa, cosa che potrà avvenire nella prima seduta utile una volta espletate tutte le procedure previste dal regolamento dell'ente. Il consigliere del Partito Democratico Fabio Paparelli ha preannunciato una interrogazione per fare luce sulle procedure adottate per l'autorizzazione dell'impianto di telefonia e wifi in via di realizzazione presso il centro abitato di Gabelletta nel Ternano, sostenendo che non vi sia stata da parte degli enti preposti una preventiva verifica dell'impatto ambientale. Il consigliere regionale della Lega, Francesca Peppucci, annuncia una mozione con cui chiede l'impegno della giunta regionale a confrontarsi con il governo e con tutti gli organi competenti affinché venga almeno ripristinata la situazione precedente al messaggio dell'INPS con cui si stabilisce che l'assegno mensile di assistenza alle persone con invalidità sarà liquidato solo nel caso di inattività lavorativa del soggetto beneficiario, mettendo queste persone di fronte alla scelta di dover rinunciare all'attività lavorativa o all'assegno. Il consigliere regionale della Lega, Daniele Carissimi, ha presentato una mozione con cui si chiede l'impegno della Giunta per permettere alle persone con disabilità di viaggiare gratuitamente e senza limiti di orari su tutte le linee urbane, suburbane e extraurbane del trasporto pubblico presenti sul territorio umbro, con l'obiettivo di garantire completa autonomia e libertà di movimento e quindi una più piena partecipazione e integrazione nella società.
Voto unanime dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria sulla proposta di risoluzione unitaria promossa dalla seconda commissione consiliare concernente la situazione degli uffici postali sul territorio regionale. Alla Giunta viene chiesto l'impegno a prendere visione del documento riguardante le problematiche evidenziate dagli amministratori locali in merito alla situazione degli uffici postali siti nei loro comuni, attivare tempestivamente un tavolo di coordinamento con ANCI e Poste Italiane al fine di arrivare a una risoluzione delle criticità del servizio postale, a promuovere ogni iniziativa utile al fine di superare le problematiche derivanti dai disservizi di Poste Italiane, portando l'argomento all'attenzione della Conferenza Stato-Regioni. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa, è in onda su tutte le emittenti televisive della Regione. È disponibile in rete sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.